avvalendo dell'aiuto prezioso di un tecnico. Quali sono le prove che effettueranno ora i ragazzi? Effettueremo 4 prove. L'evitamento di un ostacolo rappresentato da quel pupazzo che esce all'improvviso telecomandato da dietro il furgone, da una frenata differenziata alle 2 ruote di destra sul fondo reso più viscido, da uno slalom in cui metteremo degli skid, che sono dei particolari aggeggi che permettono alla vettura di sbandare, e quindi vedremo il controllo della vettura da parte dei ragazzi. E poi il tempo di reazione, rileveremo il tempo di reazione alla frenata, dal momento in cui compare improvvisamente un ostacolo che è rappresentato da una luce che si accende sul cruscotto, a quando inizieremo a frenare. Queste sono le 4 prove di questa sera. Allora ragazzi, tutto bene? Abbiamo effettuato la prima fase del test e tutti quanti avete ottenuto un ottimo risultato. Lo slalom tra i birilli, la prova sul bagnino, reazione alla frenata e quella davanti a un ostacolo improvviso. Adesso bevete e poi faremo la seconda parte. Prima però vi misureremo il tasso alcolemico con una macchina e poi di nuovo tutti alla guida con le stesse modalità, le stesse difficoltà, e in sala montaggio poi vedremo com'è andata, quali sono i risultati. Quindi prego, bevete. Allora, siete pronti? Abbiamo montato le vostre prove di ieri, adesso le vedremo insieme che cosa è successo. Thank you.
Avete visto? Tu addirittura con un pilota, non è la stessa cosa, hai visto? Meno male che era un pilota. Io personalmente non ci salirò mai più con una persona che ha bevuto in auto. Ti ho visto ridere in macchina, anche qua, rivedendo. Allora, dalle immagini anche qua abbiamo riso e era una cosa comunque controllata. E pensando che potremmo ritrovarci nella stessa situazione in strada e magari colpire una persona o creare qualche incidente, meglio evitare di guidare ubriachi. C'è qualcuno che vuole fare un altro commento? Guarda, io devo dirti, ero molto spaccone prima quando tu mi hai fatto l'intervista e pensavo di poter riuscire perfettamente a dimostrarti di essere in grado, invece ho visto che obiettivamente la differenza c'è e i riflessi non sono gli stessi prima e dopo. Sicuramente ci siamo divertiti sia a vederlo, forse anche ci siamo divertiti più a farlo, perché abbiamo realmente bevuto e è una cosa andare contro comunque un pupazzo di sabbia o dei birilli, una cosa invece magari andare contro un passante, un animale o anche un muro e rimetterci noi, quindi sicuramente siamo tutti coscienti che se beviamo tanto non guideremo. Beh, un conto è farlo e pensare di stare lì a farlo bene o male in maniera leggermente differente da quando lo fai senza aver bevuto, e un conto, devo dire, è guardarsi da fuori, è veramente diverso. Sì.